meno suscettibile. Avvicinatevi! Avvicinatevi! Mi vedete tutti? Mi sentite tutti? Beh, sì. Alla luce degli oscuri avvenimenti delle ultime settimane, il professor Silente mi ha accordato il permesso di fondare questo piccolo club dei duellanti perché possiate allenarvi in caso abbiate mai bisogno di difendervi, come ho dovuto fare io innumerevoli volte. Per ulteriori dettagli, leggete i miei libri. Lasciate che vi presenti il mio assistente, il professor Piton. Ha sportivamente accettato di aiutarmi con una dimostrazioncina. Non dovete preoccuparvi, ragazzi. Avrete ancora l'insegnante di pozioni quando avrò finito con lui. Non temete. Boom! Che dolore! Si sarà fatto male! Chi se ne importa? Eccellente idea mostrare quella mossa, professore, ma spero non se la prenda. Era piuttosto ovvio quello che stava per fare. E se io avessi voluto fermarla, sarebbe stato un gioco da ragazzi. Forse sarebbe prudente se prima si insegnasse agli studenti a bloccare un incantesimo stile, professore. Un ottimo suggerimento, professor Piton. Occorrono allora due volontari. Potter, Weasley, venite voi. La bacchetta di Weasley causa devastazioni con gli incantesimi più semplici. Spediremmo Potter in infermeria in una tabacchiera. Potrei suggerire qualcuno che appartiene alla mia casa? Malfoy, magari? Buona fortuna, Potter. Grazie, signore. Bacchette in posizione! Paura, Potter. Ti piacerebbe. Al mio tre... Lanciate l'incantesimo per disarmare l'avversario, solo per disarmarlo. Non vogliamo incidenti qui. Uno. Due. E per testati! Ritto sempre! Solo per disarmare. Serpensordia! Non ti muovere, Potter. Ci penso io a mandarlo via. Mi consenta, professor Piton. Volate e ascenderai!